Un caloroso benvenuto ragazzi, io sono Lady Flame e oggi siamo qui per vedere delle animazioni basate su storie vere. Vi chiederete, Flame, perché usi le virgolette? Perché non è detto che queste storie siano vere? Di molte spero che non lo siano, e altre volte è solo un titolo clickbait. Ma oggi siamo, ad esempio, guardate i titoli qua su Share My Story, troverete tutti i link in descrizione se volete guardarveli tranquillamente senza la mia voce sopra. Sì, ad esempio questa l'ho vista, no, non è assolutamente vero, è solo due ragazze che sono gemelle, siamesi e vivono pacifiche e beate, cercano di trovare un fidanzato che si è innamorato di tutte e due e vanno ad amore d'accordo, quindi è solo clickbait. Guardate queste, cos'è tutte queste donne incinte, tutte queste cose folli. E questo è solo Share My Story, poi abbiamo My Story Animated e anche qui abbiamo follie di tutti i tipi. Ecco, quindi oggi faremo una reazione a due o tre storie, vediamo quanto lunghe sono, quanto ne trovo di interessanti, mamma quanta roba c'è. Anche questo. Quindi andiamo subito alla storia. Ok, la prima storia di oggi si chiama Mio padre ha avuto un tumore al cervello e è impazzito! A volte purtroppo queste cose succedono. Non vi preoccupate, è in inglese, però cercherò di farvi la traduzione al volo. Hey, I'm Pamela, and this Ok, abbiamo Pamela. Ciao Pam! story is about my dad and how he went from being an ordinary factory worker to becoming a convicted criminal. Ok! Bene, allora questa storia parla di suo papà e come è passato da un tranquillo operaio a un criminale. That escalated quickly. Okay, 2 years ago, my dad. Sì, partiamo dall'inizio, ricominciamo dall'inizio perché se no non so, eh? Announced that he had sold our house. Ah, così. My mom and I were. Allora papà è arrivato e ha detto, ho venduto casa. Sì, sono d'accordo con la reazione della madre, è cascata direttamente la scopa. Both shocked because loved our house, and how could he sell it without asking my mom for permission first? Ecco, questa è più o meno la reazione della madre riassunta perché lei non ne sapeva niente e quindi dice, tesoro, sei impazzito del tutto, perfetto. Well, my dad told us that he had found an incredible investing opportunity. Ah beh, si è trovato un'occasione di investire soldi in borsa. Fantastico, sì, ve l'assicuro. And when it paid off, we would soon be living in a mansion. Eh But sì, instead of riuscirà a investing the fare money, soldi. he went to the casino and gambled it all away. Ah, sarebbe questo il suo investimento sicuro, andare alla crocchetta dorata. Chi è il proprietario di questo casino? Nugget. Almost $500,000 gone. $500.000? $500.000? Sì. What? In one night. And the In una only reason we found notte? out about it was because he got so drunk after he lost the money that the police arrested him for getting into a fight with the bouncers at the casino. Scoperto solo perché la polizia le ha detto: guardate, abbiamo dovuto arrestare sto vecchio che ha perso tutti sti schelli, si è imbriacato e ha iniziato una mega rissa e botte, violenza. Of course, my Mamma mia. mom was devastated. E beh, per It had forza la taken mamma, her and my depressa. dad 15 years to pay off the house, and now they had nothing. Ah, ci hanno messo 15 anni per pagare tutte le rate della casa, il mutuo. Cioè, il mutuo sulla casa l'avevano finalmente pagato. Lui dice, bene, ora lo vendiamo. Ma che capro, non We were cattivi. basically homeless with no money. Scusate, la scena, l'immagine, solo l'immagine mi fa morire. Cioè, sì, eravamo senza finiti, senza casa, eccetera. Loro due, tipo, del paese, dicono, bene, che facciamo senza soldi? E lui è tutto contento, With pacifico, no money. beato. My mom cried a lot because she didn't understand why my dad was suddenly behaving like a crazy person. Sì, è Well, molto one week pazzo. later, things got even worse. Settimana. My dad got arrested again. L'hanno arrestato di nuovo. Perché l'hanno arrestato? Perché in un supermercato? Perché lui si avvicina in questa maniera così? But this time, for lifting up the skirt of a woman and licking her ass. Cioè, le ha alzato la gonna. No, non si fanno queste cose, non le posso neanche tradurre perché sennò YouTube mi dice: ma sei fuori di testa, ti chiudiamo il canale subito. He did that inside a supermarket with lots of people watching it. Of Ah, course, he got sent to jail, and it was horrible.
horrible visiting in there. Sono anche andato a trovarlo in prigione. Seeing him with all those other criminals, when I asked him why he had done it, he said that he was possessed by a demon. Bello, bello. Non sono stato io, è stato un demone che ha detto, aspetta, mi servo di questo tizio che stava passando. Well, that was it. I was done with him. He had gambled away our... Perfetto, sei arrabbiata così tanto che le sono esplosi i codini. Attacked a woman and he wouldn't even take responsibility for any of it. Via la responsabilità, sì, non c'entro io, ero posseduto. Ma va, son brodo. What made it worse was that we were living in a small town where everyone knows everyone else. Ah, ecco, peggio ancora. Io in un paesino, sai, quelle dove tutti si conoscono, tutti sanno tutto, e i pettegolezzi, i pettegoli soprattutto, ce ne sono in abbondanza. Capisco. That's why we couldn't leave our house anymore without people insulting us. Aspetta, non aveva venduta la casa? No, scusate, signora, magari era solo il periodo di attesa, diciamo. Sì, l'ho messa sul mercato. Intanto continuiamo a viverci finché non è venduta. Non lo so, non so come funzionino queste case. Sì, questo caso. Se sapete qualcosa, ditemelo nei commenti. The worst part was that I got badly bullied at my school. All my friends stopped talking to me, and some boys even asked me if they could lick my butt. Wow! Okay. Teachers protected me, and many of them even looked at me with disgust in their eyes, as if I had done something wrong. Oh, no. Neanche gli insegnanti lo lasciavano in pace, povero. Ah, mamma mia. Well, at least my mom still... Ok, no, scusate, posso capire aver trovato una casa economica, un appartamentino da qualche parte, perché ha venduto la casa, sono senza soldi. Ma se sei senza soldi, non ti fai la ragosta! La ragosta costa, te fai un panino! ...cared about me, and that's why she allowed me to stay at home and stop going to school. Ok, siccome il casino era troppo, la mamma ha detto, ok, senti, tesoro, stai a casa, studi da casa... E ciao, tanti saluti. But then my dad collapsed in jail with a crippling headache. Oh, che capero! Sì, il padre svenuto del tutto, che capero! They took him to the hospital and did an ospedale? MRI. That's what... Con che occhi? Scusa, io mi diverto troppo a vedere queste animazioni, la storia è triste, eccetera, però... Mi fanno ridere. Discovered an egg-sized tumor inside his brain. Ah, però, cioè... Tumore nel cervello grande quanto un uovo. Mica una robettina. Madoscari, che sai che male poi, mal di testa. Suddenly, we had an explanation for why he was behaving so weird. My dad wasn't possessed by a demon. It was the... Ma che cosa è successo? No, il demone se n'è andato e ha detto, come oggi dare a me tutte le colpe, la responsabilità, sai, una roba peggiore. Tumor in his brain that was changing his personality. Making him do all those strange things. Sì, sto facendo tutte quelle cose strane per quello, tipo saltellare in mezzo alla strada. I can't describe how relieved I was when I heard the news. Sì, tuo padre potrebbe morire, ma non è impazzito a casaggio. È impazzito perché potrebbe morire. Bellissime notizie. I had hated my dad so much for ruining my life and hurting my mom, but now I knew that it wasn't his fault. Luckily... Sì, ok, ce l'aveva col padre e diceva, papà, tu sei una persona brutta e cattiva, ma invece sono malato. The doctors were able to remove the tumor. Yay, and since then guarito. He hasn't done anything crazy. Even better is that his lawyers were able to appeal his sentence, which means that he immediately got out of jail. Ok, il suo avvocato ha detto, guardate, era impazzito del tutto per via di questo problema medico, quindi non aveva la sua facoltà di... comprendere, eccetera. Scusate, non mi ricordo più il termine legale. Non sono avvocato apposta per quello, che non mi ricordo i termini legali. Then he apologized to the woman that he assaulted, and of course he apologized to my mom for... Allora, ha chiesto scusa alla signora che aveva molestato, e sta facendo gli occhioni da cucciolo, vedete anche con le orecchie da cucciolino alla mamma, tipo, perdonami tesoro, non ero in me, mi sento tanto in colpa lo stesso. Gambling their home away. Even though my mom forgave my dad, he's still working hard to make up for it.
That's why every day when my dad gets home from his job, the first thing he does is yell, "Where's my beautiful and sexy wife?" Lavora duramente per avere abbastanza soldi indietro per non sto a fare cosa. E ogni volta torna a casa, dov'è la mia meravigliosa, bellissima donna? Then my mom runs out to him and they kiss and hug for ages. So romantic. So romantico, sì. Di solito i ragazzi dicono, che schifo. I guess I've learned not to judge other people. Bene, non bisogna giudicare le altre persone così, a priori. Brava, ragazzi. Because we can never really understand what someone is going through. And even when they do something bad, there may be a reason for that that we don't know about. Sì, esatto. Se qualcuno fa una cosa strana o qualcosa di brutto, potrebbe esserci una ragione dietro. E ne abbiamo già parlato di queste cose, ma se volete ne parliamo ancora anche nei commenti, se vi va. Ditemi voi. E qui la storia è finita, è finito tutto bene. Ora vado subito a cercare un'altra storia fuori di testa. Allora, ho trovato quest'altra storia su My Story Animated, che sembra avere un qualcosa, un filo conduttore come, perché il titolo è "Ho iniziato a sentire voci nella mia testa ed è andato sempre peggio". Pensavo si potesse ricollegare a tumore al cervello, magari un problema al cervello che sta povera ragazza. Ora vediamo cosa ci dice la storia, o sarà un clickbait. Mi arrabbierò. Hello everyone, I'm Erica, and I'm here today to share my story with all of you. Who am I? Well, this is what you are going to discover for yourself. Chi sono io? Beh, questo lo scoprirete voi. Che cavolo di presentazione è? No, scusate, non mi voglio arrabbiare, ma che sento i miei sensi, il mio clickbait senso che mi formicola. After hearing my full story, have you ever felt that someone was watching you all the time? Sì, mi sento che qualcuno mi stia guardando. Niente. Someone watching your every move, and that even your inner feelings were being watched. Ah, che ti guarda anche i sentimenti dentro? No, quello no, non mi pare. Perché mi pare di esprimerli abbastanza bene, che dite ragazzi? Ma... I've been there, and I still feel it to this day. It might seem spooky to some of you, and indeed it is. Sì, sì, sembra una cosa spaventosa, ma cos'è questa immagine? Non farmi ridere quando devo dire cose serie, grazie. Sì. What happened to me almost destroyed my life. I was just an ordinary girl, okay, an only child. My father normale. Used to work in a garage, and my mother was a bank employee. Bello, lavora in un garage, lei lavora in banca, fa schelli lei. It is true that we never spent that much time together. Oh no, quando uno dice non abbiamo mai speso tanto tempo insieme, non mi piace. Nevertheless, our family was very close. I was però la famiglia, cioè, erano vicini come persone. In my final school year, expectations for me were very high because despite being a cheerful, lively and playful girl, I regularly attended my classes and I was a ballerina and you... Vabbè, sta ragazzina, c'erano delle grosse aspettative nei suoi confronti perché doveva fare avere dei bei voti, insomma, faceva anche la lezione di balletto classico lì. Being an only child, mom and dad have always wanted to make a successful girl out of me, both socially and academically, and I was able to hide the fact that I was absolutely miserable, totally unconfident and always scared. Succede così. Di solito quando i genitori ti mettono troppa pressione addosso, succede questo. Cerchi di apparire in un modo tutta allegra, carina, mentre in realtà stai in panico più totale. I was scared of almost everything. I was scared of what people might think of me, scared of what my family might think of me. Cosa le persone pensano, la famiglia pensa. And scared of the future even. What if I couldn't keep my life on track? What if I failed? What if I wasn't really that successful, playful girl that everyone looked up to? Tragedia. Have you ever been in my shoes? Do you know how difficult that feeling can be? Sì, lo so come my life was so perfect that I successfully managed to not only fool the people around me, but I was able to fool myself. Ok, as well, ma dov'è la storia? Dov'è le voci? To guess what was about to happen. One day the girls in my ballet team and I heard that there would be a contest in the city and that ci sarà una gara di ballo. Perfetto. Biggest ballet performance in the world, which takes place once every 5 years.
I thought to myself that I must win that competition. Lei doveva vincere a tutti i costi. On the day of the competition, even though I'd been practicing my routine day and night and it wasn't the first time for me to perform in front of an audience, I still felt so terrified. Però si sentiva con l'ansia, la paura. Dai però, vogliamo sapere questa cosa delle voci nella testa. It was nothing out of the ordinary, though. I mean, I'd been on stage hundreds of times before. Oh, sì, it wasn't dai, long before ce la puoi fare. A very faint nearby voice saying, "She will start her routine now. She is looking at the audience, and she is looking very neat." I looked back to see where the voice was coming from, but there were dozens of other dancers who were standing behind me. I thought to myself, it could be any of them. No big deal. Ok, non ho capito, ho sentito solo una voce dire, ah, ecco, adesso fa la sua solita routine, farà le sue cose, eccetera. E ho detto, ma c'è qualcuno che mi dice queste cose? E c'erano solo le sue altre amiche ballerine. Non let anything distract me now. They called my name and I walked up onto the stage. I remember very well that I saw nothing but the faces of the judges staring at me. I wanted to win. I had to. It was an opportunity that comes once in a lifetime. Music started to play, and I heard the same sound once again. This time it whispered, "She is starting her routine now. She is looking at the audience. She is looking at the judges with fear in her eyes." Cos'ha il narratore personale questo? Cioè, non so, cioè, cos'è sta vocina, il suo narratore personale? I stopped dancing, and to the astonishment of everyone, I started to look around me in a failed attempt to find the source of the voice. Sì, stava cercando. Chi cappero parla? Chi mi fa da narratore, cara? Sei tu? Talking, but it was in vain. I screamed at the top of my lungs, "Shut up!" And then I heard the voice once again saying, "She will run away now from that place and never look back." And cosa sta succedendo? Cioè, lei ha detto, gridato, "Sta zitto, chiunque tu sia, tasi, che devo ballare." E la voce dice, "Ah, adesso scapperà e non tornerà più indietro," una roba del genere. That was exactly what I did. At dinner, when my family was present, I waited for the right moment and asked, "Mom, Dad, what does it mean when you hear voices in your head?" My father chiesto ai genitori, cosa vuol dire quando senti delle voci nella testa? He responded in a heartbeat, "It means that you're insane." And vuol dire che uno è pazzo. Grazie, va, non sei assolutamente d'aiuto. And then laughed out loud. My mother looked at him with anger, since ecco, la mamma si è arrabbiata nel dire, senti, secondo me c'è qualcosa che non va, se ce lo chiede. He wasn't taking my question seriously. Then she looked at me and said, "Why are you asking, dear?" Ecco, perché lo chiedi? "Just a girl at school, nothing important," I replied. Despite that, I felt an urgent need to understand. Oh no, ecco una cosa che terrorizza me, non le voci nella testa, ma questo annuncio tra 4 secondi. Comunque sì, semplicemente la mamma ha detto, perché lo vuoi sapere? Ah, niente, è solo una ragazza a scuola, niente di importante. Mentre invece è molto importante, ragazzina. Day, but during the ever dreadful math class, the voice returned, but this time it was even stronger than before. Ah, le voci tornano anche le lezioni. It wanted me to pour water from my bottle over my teacher's head. Leva che le voci diceva, dai, butta acqua addosso al tuo insegnante, sarà divertente. This, but I was pretty sure that no one except me would appreciate it. Sì, solo io l'avrei trovato divertente. No, ragazzina, forse gli altri compagni di classe l'avrebbero trovato divertente, ma la tua insegnante no. Teacher, I tried my best to ignore the voice, and it worked. The voice was gone for now. But first, I went with Monica to the school counselor, and I started to speak to him about the depression and sadness that I was feeling, and told him about how my family expected nothing less than greatness from me. But once I started talking about the voice in my head, he suddenly sat upright in his chair, looked at me with seriousness, and said, "This does not sound good at all." No, aspetta, ho sbagliato tasto, scusate. Praticamente è andata da tipo il consigliere scolastico, una roba del genere, roba americana. Mi ha raccontato tutto, dal fatto che i genitori volevano che lei fosse perfetta, al fatto che sentiva le voci nella testa, al fatto che si sentiva depressa. Quando ho parlato delle voci nella testa, sto tizio si è alzato e ha detto, ok, questo non suona affatto bene. So I told him that I had to leave. So he wrote down in his memo, "Hears sounds in her head, which are nothing but hallucinations. She also thinks she is a ballerina." Ok, ok, questo si è scritto.
giù un paio di cose, tipo bene, allora lei sente voci nella testa, non è una cosa buona, pensa anche di essere una ballerina, di sicuro non lo è, cioè sì, lo è, ha fatto anche una gara. School counselor called my parents and explained the whole situation to Ha them. chiamato i genitori, la I madre came back home to disperata. find them looking at me with terror in their eyes. Mom hugged me and started crying. For the first time in my life, I saw a serious look upon my father's face. Per la prima volta nella sua vita suo padre si è preoccupato per sta Mom creatura. told me everything that the counselor had told her. She also told me that he recommended that I should visit a psychiatrist for Ecco, vogliono portare sta ragazza da uno psichiatra, un A diagnosis psicologo. of my case, as the voice in my head was not a sign of anything good. It Eh no, sentire voci non è un buon segno. Could be a serious sign of insanity. Well, I refuse to believe that. I couldn't be crazy. Ma no, io non sono pazza, giusto? Certo, quello dice ogni pazzo che non I sa had di always esserlo. expected that my life might have a few dips, but never as bad as that. I was literally losing my mind. We went to the psychiatrist, and after hours and hours of continuous questions and me giving details of every bit of my story, I was bracing myself for the shocking diagnosis that I was about to hear. Ok, fermato solo il momento clou. Allora, sono andati dallo psicologo, comunque, psichiatra, non ho capito, scusate. E gli hanno raccontato tutto, di nuovo. E lui ha preparato una diagnosi, lei non era pronta a questa diagnosi. Siamo pronti? Sentiamo. I was waiting to hear that I had gone insane, but what the psychiatrist Non è told me impazzita, was ma? different from what I had expected. He told me that I was not imagining those voices. Okay. It was true that there was no one haunting me and trying to ruin my life, but the voice in my head was real nonetheless. It turned out that I had schizophrenia. Bene! Wow, wow, quello sì che è una volta mi aspettavo di sentire, avevo la depressione, perché a volte quando si soffre di depressione, si sente come una vocina e dice: ma no, vuoi davvero che qualcuno si preoccupi di te? Te non vali niente, queste cose così. Non ci credete, ragazzi, perché voi siete importanti, c'è qualcuno che vi vuole bene di sicuro. Tante persone tengono a voi, non mollate mai. Scusate, sono diventata deprimente io. Andiamo avanti, questa schizofrenia. E vai! Abbiamo una diagnosi, evviva! And those voices that I was hearing were an exact reflection of my inner thoughts and feelings that I had always tried to conceal. Like Esatto, vedete, quello che ho detto poco fa. Sì, non serve essere schizofrenici per sentire quella voce della depressione, non so come definirla. Quella vocina che dice, appunto, che fate schifo. Non è vero, non l'ascoltate, non ci provate. Non ci provate ad ascoltarla perché sennò vengo lì e ve la picchio. Like fear, anxiety, and expecting the worst all the time. My sì, mind had me listening perfetto. To calm voices when I was in a good mood, and had me listening to sharp, loud voices when I was in a bad mood. The only treatment for oh, my no. case was by taking medication that was Adesso prende le sue medicine e deve continuare, anche se si sente meglio, deve continuare a prenderle. Perché c'è gente che dice, ma sì, mi sento meglio, non servono più queste pillole. No, devi prenderle, sennò come fai a continuare a stare bene? Non puoi! Non ci si... Ah! Ah, che fastidio! Being unable to make the expectation. That was the story of me and the voices in my head. If you were feeling the same way, or if you have a secret... Bene, type... la storia è finita e ci propongono strane cose. C'è tutta una playlist chiamata Mom Issues. Problemi con la mamma, problemi di mamme. Fantastico, abbiamo già il tema per la prossima puntata. Sì, perché direi di finirla qui, sto registrando da un po', penso che taglierò un bel po' di roba perché questa poi si è dilungata, cioè girato intorno tutte le cose che potevo, c'è stata pure la pubblicità in mezzo. Ma questo era tutto per oggi, ragazzi, ci vediamo un altro episodio, ciao ciao!